la mia analisi deve... sono dispiaciuto, deluso un po' per la serata, e quindi mi devo scusare ovviamente con quelli che sono i nostri tifosi, con la società, perché obiettivamente mi aspettavo una partita diversa, una maggiore attenzione, invece abbiamo commesso parecchi errori banali e ci sono stati la partita, per cui adesso è un problema di lavoro mio nei confronti della squadra. Ripeto, dobbiamo lavorare in silenzio, parlare il meno possibile, perché non abbiamo, facendo questi errori così banali, non abbiamo secondo me diritto di parola, per come la penso io, per cui abbiamo sbagliato, adesso dobbiamo essere bravi a recuperare sui nostri errori. Quindi il campionato è chiaro, adesso inizia il giorno di ritorno, abbiamo meno partite, giriamo a zero in media, eravamo a più uno, potevamo continuare a girare a più uno, sarebbe stata una condizione ottimale per cercare di arrivare ai playoff. Così è chiaro, a zero diventa ovviamente più difficile, evidentemente ci piacciono le cose difficili, a qualcuno piacciono le cose più difficili, quindi sarà adesso compito mio rendere il più possibile semplice. Riferimento soprattutto alla prestazione difensiva, soprattutto nel secondo tempo. No, la prestazione secondo me è generale, non esiste una prestazione difensiva, esiste un modo di stare in campo e occorre pensare in ogni momento, anche guardando quello che sta accadendo. Quando riusciamo a leggere le situazioni e siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, riusciamo a fare anche buone cose, anche buoni momenti di partita. Ci sono invece alcuni momenti dove riusciamo a fare errori grandissimi di disattenzione, e questo non può essere ammesso, per come la penso io. Non mi sta assolutamente bene, per cui io sono responsabile perché sono l'allenatore, adesso sta a me lavorare con i giocatori, perché penso che se loro vanno in campo e fanno questo tipo di attività devono rendersi conto di quello che fanno e devono essere consapevoli che nel momento in cui vanno in campo devono essere attenti, non devono pensare a altre cose perché non hanno nulla da pensare, sono dei giovani, belli, virgulti, possono tranquillamente giocare e pensare alla vacanza perché sono ben trattati, quindi dobbiamo rispettare la società che li tratta e ci tratta benissimo, per cui noi abbiamo il compito di lavorare, di corsarci le maniche e andare avanti. Coach, ovviamente abbiamo parlato prima con Crotti della bella prestazione di Rieti, soprattutto dell'impatto che hanno avuto i playmaker nel pick and roll con Zambonna, e lì ovviamente un po' tutti si sono resi conto che è stata la chiave, se vogliamo, della partita. È un punto di vista, contrariamente io dico che se gli errori che noi abbiamo commesso non sono quelli, e li abbiamo pur commessi, ma sono rischi che potevamo correre, volevamo correre. Ecco perché vi dico, queste sono sempre delle scelte e dipende da quello che succede. Quello che non volevamo prendere erano i tiri da tre punti. Noi abbiamo preso dei tiri da tre punti su secondi tiri che sono stati pesantissimi. Da rimbalzo a tiro libero 1, da una situazione di 1-3-1, un rimbalzo dove non ci siamo buttati, la palla è arrivata, è riuscita a Virgilio che ha fatto questo da tre punti, quello era sul tiro libero, l'altro l'ha fatto Becerra. Quindi tutte queste situazioni ci sono pesate. O in determinate situazioni dove i giocatori non dovevano aiutare, hanno aiutato e abbiamo subito tiro da tre punti. Quelle ci pesano, non situazioni di pick and roll dove volevamo rischiare e sapevamo di rischiare tiri da due punti, e non situazioni di canestro e fallo. E queste sono le grosse distrazioni che i giocatori commettono. E non è plausibile una cosa del genere, per come la penso io. Devono cambiare. Quindi io sono responsabile, posso essere responsabile delle scelte, ma so benissimo, guardando gli avversari, dove posso rischiare e dove non posso rischiare. E quindi la partita cerco di portarla dove voglio io. Poi i giocatori in campo devono comunque essere attenti a capire quello che succede. Noi abbiamo commesso molti falli concedendo il canestro e il fallo, cosa che a noi è stata successa e concessa in tantissimi casi. Questi sono errori pesanti che alla fine paghiamo. Paghiamo i 35 tiri liberi concessi agli avversari contro i 23 nostri. C'è la differenza della partita, c'è già sui tiri liberi. Se guardiamo la differenza di punti realizzati ai tiri liberi, c'è già la vittoria di Rieti sugli 8 punti in più realizzati ai tiri liberi, su 35-30 tentativi loro contro i 23 nostri. Ma nulla voglio dire a quello che è l'arbitraggio, non mi interessa. A me interessa quello che noi facciamo in campo, l'attenzione con cui stiamo in campo. Non può esistere che in determinati momenti qualcuno si scorda di fare, rispetto agli altri che stanno eseguendo e facendo una cosa, c'è uno che fa un'altra cosa perché la testa in quel momento ce l'ha da un'altra parte. Per me non è plausibile, chi fa questa attività la deve fare fino in fondo, perché bisogna rispettare comunque una società che ci mette in condizione di operare quotidianamente nel modo migliore possibile. La situazione fisica della squadra, poi abbiamo visto la Baglietti ancora con qualche problemino? No, la Baglietti ha preso un colpo in campo, niente di... era quello il problema. Però credo che Ochoa sta molto meglio, sta risalendo come condizione,
Candido, speriamo di averlo col domenica, perché comunque alla fine in mezzo all'area in queste due partite si è sentito, perché abbiamo subito le ultime due partite del mio stato, abbiamo subito molti punti, e quindi alla fine comunque non vuol più, ci dà comunque rotazioni diverse, per cui anche la sua presenza sarà importante, il suo recupero sarà importante. Coach Moscella sta meglio, però ancora lontano dal poter offrire un contributo sufficiente. Oggi ho offerto un contributo, secondo me, buono. È chiaro che gli errori li ha commessi pure lui, le banalità le ha commesse anche lui, come le ha commesse tutta la squadra. Ochoa viene da una stagione dove non ha giocato e da questo inizio di campionato dove ha avuto un infortunio dove è stato fermo di nuovo 3 mesi, 1 mese e mezzo, 2, non so l'ultimo infortunio, adesso i tempi esatti, io sono arrivato che lui era già infortunato, parlo di metà novembre. Praticamente riportare un giocatore in una condizione accettabile, se va bene ce l'avremo tra febbraio, gennaio, fine gennaio, inizio febbraio, forse, non lo so, secondo me forse anche più là, perché lo vogliamo portare in una condizione ottimale? Ci vuole tempo. Uno che sta fermo da 1 anno e mezzo ci vorrà tempo. Vista la forma del campionato, anzi, non è secondo me, ripeto, rispetto a quello che ha prodotto in campo, per come anche si è allenato durante questo periodo di sosta, anzi, siamo ogni luce avanti rispetto a quello che era il giocatore a fine novembre. Per cui siamo sulla buona strada, secondo me. La cosa più importante è che lui continuerà ad allenarsi e non avrà, auguriamoci, no, infortuni a tal punto da essere fermo, per cui poi sarà duro, nel senso si riferma e allora è un problema. Ma finché lui continuerà ad allenarsi, io sono convinto che tempo, un paio di mesi, di tornare in una condizione buona. Ma Agrigento è l'occasione per ricominciare il girone con un più uno? No, certo, ma ogni partita è l'occasione, è chiaro che bisogna vincere. Bisogna vincere anche questa sera, per cui ogni partita è l'occasione per... ma non bisogna fermarsi, non è quell'occasione che poi ti dà la possibilità di rilassarti. È questa cosa che io non ammetto, questo modo di affrontare con scarsa attenzione l'impegno. Se poi l'attenzione ce l'hanno e non sono capaci, diventa un altro discorso, ma siccome le capacità secondo me le hanno, per cui è un problema di attenzione. E quando uno fa un'attività lo fa nel miglior modo possibile, perché deve rispettare tutti quelli che ti mettono in condizione di fare questa attività. Per giunta siamo dei fortunati che facciamo questa attività, quindi io grazie. Grazie.